La Serie B riparte con il weekend del 21 di giugno, era già previsto, ma quest'oggi l'Assemblea l'ha ratificato, l'Assemblea della Lega di Serie B svoltasi in videoconferenza l'ha ratificato, quindi si riparte con la 29esima giornata nel weekend del 20 e 21 di giugno, con probabilmente l'anticipo del venerdì sera il 19, mentre però il 17 verrà recuperato il match tra l'Ascoli e la Cremonese, non giocatosi match della 25esima giornata. Quindi mercoledì 17 riparte la B con Ascoli Cremonese per poi andare a giocare dalla 29esima giornata in poi fino al 1° agosto tutte le restanti 10 partite che mancano a finire il campionato. I turni infrasettimanali saranno fissati il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio, quindi sono tre soli i turni infrasettimanali, a meno che non succeda qualcosa che fermi qualche partita in corsa. Ovviamente ci auguriamo di no, che il campionato possa andare liscio fino alla fine, arrivare al 1° agosto, dopodiché inizieranno i playoff nei giorni del 4 agosto, cominceranno i playoff, il 20 agosto invece la finale di ritorno. Per quanto riguarda i playout, il 7 e il 14 agosto sono fissate le gare per stabilire chi retrocederà in Serie C. Per quanto riguarda gli orari delle gare, sono fissati con orari appunto preserali e serali. Vedremo se verranno adottati gli stessi orari della Serie A, quindi a partire dalle 17:15 una gara, poi alle 19:30, alle 21:30, 21:15, insomma, vedremo. Sarà difficile ovviamente giocare al pomeriggio anche per la Serie B, per tutta una serie di motivi legati alle alte temperature che ci sia in tantissimi stadi, specie del sud. Per quanto riguarda lo Spezia, riprenderà ovviamente il campionato dalla 29esima giornata, e quindi la Spezia Empoli, un match importante che si giocherà all'Alberto Picco, ma non sappiamo ancora né orario e né giorno preciso, perché la federazione, la Lega di Serie B, per ora ha solamente diramato quello che sarà lo svolgimento del calendario da quella fine, ma non ha ancora stabilito quali saranno gli orari precisi delle varie gare. Quindi per questo ci dobbiamo aggiornare, ma intanto vi preannuncio di già per domani sera un importante appuntamento con Voglia di Spezia. Ci sarà come ospite in videoconferenza il tecnico degli Aquilotti, Vincenzo Italiano. Quindi interessantissima la puntata di domani sera, come al solito alle 21:30, sempre su Telerigoria Sud.